Nel senso comune, con l'espressione scoppiato un 48 o fare un 48, si indica un momento, un'operazione di particolare confusione, di particolare rumore anche, in tanti sensi, che prende la sua ragione d'essere, prende spunto dai fatti storici che oggi analizzeremo, relativi all'ondata di moti rivoluzionari, insurrezionali, di proteste, di rivolte, che originarono poi altrettante scosse di tipo politico e cambiamenti di tipo politico nel 1848 in diversi paesi europei. Il 1848 è un anno particolarmente importante perché raccoglie l'eredità di una crisi iniziata, maturata negli anni 40 dell'Ottocento, un po' in tutta Europa, che fu una crisi di natura economica, prima di tutto, e come tale ebbe ripercussioni, si rifletté anche sugli aspetti sociali, sulla convivenza sociale. A partire da un'ondata di raccolti particolarmente sfavorevoli, si allargò un po' a tutta l'Europa una ondata che poi culminò nelle proteste del 48, che coinvolgeva diversi aspetti. Questa ondata muoveva appunto da un presupposto economico, divenne ben presto una ondata di manifestazioni popolari, di rivolte sociali legate alle misere condizioni di vita delle classi sociali, dei ceti sociali più bassi. Questi ceti sociali, impegnati in una lotta per la sopravvivenza, pativano il governo di regimi che opprimevano in particolare libertà più elementari, quasi ovunque in Europa, e che tentavano sempre di più, avevano tentato a partire dalla Restaurazione, di far dimenticare quelle che erano le eredità della Rivoluzione francese. Due fattori quindi importantissimi alla base del 48: una crisi economico-sociale ed inoltre il tentativo da parte dei governi europei, sull'onda lunga del processo della Restaurazione, di imporre una cancellazione dell'eredità anche culturale, anche filosofica della Rivoluzione francese. Una cancellazione in quanto tale che era però impossibile. Fu proprio in Francia che i moti del 48 ebbero inizio. A partire dalla gestione di Luigi Filippo d'Orléans, il nuovo re moderato, borghese, rappresentante di istanze liberali, moderate e borghesi, e l'operato del suo ministro François Guizot, in Francia si realizzò una situazione di fatto sociale, una situazione economica, si ebbe una situazione economica particolarmente sfavorevole per i ceti e le classi più basse. E questa situazione economica particolarmente sfavorevole implicava anche che la classe, il ceto favorito da questo monarca, dall'opera del suo ministro, fu in particolare quello dei ricchi borghesi. Dunque, le istanze popolari più classiche furono sistematicamente represse e ignorate. In particolare, oltre ai temi economici, in senso stretto, ai miglioramenti salariali, alle possibilità concrete di sopravvivenza dei ceti più bassi, c'era un altro grande tema che era rimasto sullo sfondo, che è quello della partecipazione politica e del diritto di voto. Proprio a partire da questo tema, cioè dal tema della riforma elettorale, prese il via nel febbraio 1848 la rivoluzione di febbraio, il primo grande movimento moto del 1848, che a sua volta derivava dalla esigenza manifestata dalla cosiddetta campagna dei banchetti. Nel 1848, proprio per rivendicare un suffragio più allargato, una riforma elettorale, prese avvio la campagna cosiddetta dei banchetti, che prevedeva appunto la presenza di questi banchetti in giro, in particolare stiamo parlando di Parigi, che ebbero ben presto vita dura, cioè ci fu un tentativo di chiusura da parte del governo, da parte della monarchia, che ne ostacolò in tutti i modi l'operato, e questo tentativo di chiusura, questo ostacolo, si tradusse poi in un moto movimento, in un'insurrezione spontanea, popolare. La campagna dei banchetti diventò, a partire dal 22 febbraio 1848, la rivoluzione cosiddetta di febbraio, in seguito alla quale nacque la Seconda Repubblica, dopo la prima, quella partorita con la Rivoluzione francese. La Seconda Repubblica,
fu un esperimento particolarmente importante perché diede vita ad un governo provvisorio e questo governo provvisorio provò a mettere mano ad ampie riforme di natura economica con la creazione degli atelier nazionaux. Queste fabbriche dovevano rappresentare un esperimento di allargamento della gestione delle fabbriche stesse, dell'attività produttiva, quindi un maggiore coinvolgimento degli operai, dovevano essere anche la premessa per un miglioramento delle loro condizioni salariali, dovevano essere anche la premessa per una rivendicazione di tipo sociale come la giornata lavorativa a 10 ore, che si riteneva ormai come si riteneva indifferibile, si riteneva non più procrastinabile. Il vecchio progetto degli atelier sociaux di Louis Blanc non prese mai corpo. Tuttavia, l'esperimento degli atelier nazionaux, queste fabbriche nazionali per l'appunto, si collocava in qualche modo su questa scia, in questa direzione. Ora, questo tema è particolarmente importante perché costituì un approccio, diciamo così, socialisteggiante in qualche modo alla questione sociale che si affermava sempre più prepotentemente a partire dallo sviluppo industriale, in particolare nei paesi in cui la prima rivoluzione industriale era stata tenuta a battesimo, cioè segnatamente l'Inghilterra e la Francia. Furono indette per l'aprile nuove elezioni. Queste elezioni videro però purtroppo per i ceti più disagiati, per le classi popolari, una vittoria del fronte moderato che in fretta e furia si dedicò, si adoperò per la cancellazione, si dedicò alla cancellazione delle già fragili acquisizioni ottenute con la rivoluzione di febbraio, quella per l'appunto che era stata messa in moto dalla campagna dei banchetti. Una volta ottenuto, diciamo così, questo risultato, dopo questa vittoria dei moderati, si scatenò in seguito al loro operato restauratore, potremmo dire, alla loro politica restauratrice, si scatenò una vera e propria insurrezione operaia, la rivoluzione di giugno, il 23 giugno del 1848, fu il momento in cui gli operai presero le armi e insorsero proprio in risposta a questa controffensiva politica determinata dalla vittoria dei moderati. Questa insurrezione, questa di giugno, questa seconda rivoluzione, questo secondo molto importante nel 1848, fu represso molto duramente, strada per strada, quartiere per quartiere, potremmo dire, a Parigi, e la repressione ebbe come esito anche nuove elezioni e la elaborazione di una nuova Costituzione che fu una svolta particolare nella storia francese perché fu una Costituzione frutto delle istanze dei liberali moderati che determinò una svolta in senso presidenzialista al sistema francese. Nel momento in cui Carlo Luigi Napoleone Bonaparte, parente del più celebre Napoleone Bonaparte, salì al potere, nel giro di pochi anni, con una costituzione che prevedeva l'elezione diretta del presidente, Carlo Luigi Napoleone Bonaparte salì al potere e man mano svuotò in senso istituzionale l'apparato francese, fino a quando nel 1852, chiudendo un po' il cerchio rispetto a questo percorso rivoluzionario, si fece proclamare imperatore dei francesi, divenne imperatore dei francesi. Fu una svolta particolarmente importante perché rappresentò di fatto un passo indietro rispetto a quelli che erano stati i movimenti precedenti e anche i moti del 1848 in Francia. Abbiamo visto la versione francese di questi moti che fu il preludio, fu la spinta per altri moti analoghi che si verificarono in altre parti d'Europa. Pensiamo in particolare a quello che accadde nell'Impero Asburgico a partire dal 13 marzo del 1848.
Altri paesi e altri sistemi, come nel caso dell'impero asburgico, guardarono l'esperienza francese per provare una via analoga alla rivendicazione dei diritti di cui spesso abbiamo parlato. Rivendicazione dei diritti che si sposava a questioni che sempre più insistentemente erano di natura sociale, lavorativa ed economica. Il 13 marzo del 1848 scoppia la ribellione in Austria. Il primo provvedimento che l'imperatore austriaco, successivamente dimissionario in favore del nipote Francesco Giuseppe, l'imperatore dell'insurrezione, era Ferdinando I, come primo provvedimento adottò la concessione di una costituzione, ma soprattutto allontanò quello che era il simbolo dell'odioso potere restaurante e restaurato, che era Metternich, il quale riparò in Inghilterra. Eliminato questo, diciamo, pretendente, questo contendente, più che altro questo rappresentante della mentalità dei valori più conservatori, più reazionari della Restaurazione, Ferdinando I in Austria ritenne probabilmente di porsi al sicuro da ulteriori complicazioni. Di fatto l'insurrezione partì ugualmente, con rivendicazioni del tutto analoghe a quelle francesi, e tuttavia con la particolarità che nel caso dell'impero asburgico siamo in presenza di una realtà polinazionale, come tale difficile da gestire. Ognuno dei popoli, ognuna delle nazioni facenti parte dell'impero asburgico, Italia inclusa, cercò una propria strada rispetto alla rivendicazione di libertà minime, quindi di una Costituzione, e rispetto alla rivendicazione anche dell'indipendenza nazionale. È il caso, per esempio, di ciò che avvenne in Italia, con gli elementi che poi vedremo col 48 italiano, e di ciò che avvenne nell'altro capo fondamentale a livello nazionale dell'impero asburgico, che era l'Ungheria. In Ungheria, attraverso la persona di Lajos Kossuth, celebre rivoluzionario ungherese, si provò una strada rivoluzionaria per arrivare all'indipendenza. Tuttavia, questa strada, in Ungheria come altrove, ma citiamo questo caso di rivolta nazionalista in senso stretto, l'esperimento fallì, e fallì perché si scatenò una durissima repressione, opera non soltanto del potere asburgico, ma anche della Russia, che vedeva la nascita in area balcanica, area alla quale guardava con sempre maggiore interesse, vedeva la nascita di un ulteriore Stato autonomo, quindi una minaccia anche ai propri interessi. La repressione congiunta dell'esercito asburgico, austriaco e di quello russo determinò il fallimento pressoché sul nascere, dell'esperimento determinato dal laboratorio ungherese, che è tipico, ma non l'unico, di quest'area. Un movimento anche particolare fu quello che avvenne negli stati tedeschi, nella Confederazione Germanica, già di memoria napoleonica. Vi era un organismo, una sorta di parlamento, che rappresentava le istanze dei vari stati tedeschi, che andarono a formare quella che poi sarà ultimo stato in Europa, la Germania unificata. Gli stati tedeschi, riuniti nella Dieta di Francoforte, decisero di cominciare a muoversi in un senso che abbiamo visto anche in altri casi, cioè una richiesta di maggiore libertà. Ogni paese, ogni regione, ogni realtà autonomamente, e nella richiesta anche nella formazione di un'Assemblea Nazionale Costituente, che aveva appunto per definizione la missione di elaborare una Costituzione. Le idee però erano divergenti, vi erano i favorevoli, i fautori e i favorevoli quindi della cosiddetta idea della Grande Germania, e i sostenitori, i fautori dell'idea della piccola Germania. La differenza fra le due è un fatto territoriale che però aveva enormi conseguenze politiche. I fautori della Grande Germania erano favorevoli all'idea che Germania e Austria si unificassero, unificassero i rispettivi domini nella futura Germania. Al contrario, invece, i fautori della piccola Germania ritenevano che la Germania dovesse essere uno stato più limitato territorialmente e sotto l'egemonia della Prussia degli Hohenzollern. Quindi una visione completamente diversa, all'interno della quale prevalse, dopo un lungo dibattito, l'idea della piccola Germania. Fatto sta che, in particolar modo per quelli che erano i dissidi interni, il progetto non andò a buon fine,
e questo processo di unificazione verrà ritardato di qualche decennio. La stessa dieta di Francoforte fu ridotta a un organismo che, fuggito, riparato nella città di Stoccarda, dopo gli avvenimenti che abbiamo visto, nella fase finale di questo 48 tedesco, si sciolse, fu sciolta con la forza e passò quindi a rappresentare da allora in poi semplicemente un esperimento legato al movimento del 48 tedesco che anticipava ampi, più ampi, più significativi movimenti che portarono all'unificazione politica tedesca vera e propria. Stiamo parlando quindi di un'ondata rivoluzionaria che ebbe caratteristiche di coronamento, diciamo così, degli sforzi che erano stati prodotti nei moti precedenti. Abbiamo visto salire in qualche modo di grado l'intensità dei risultati vari moti, apportando alcune importanti modifiche ad un sistema istituzionale europeo che era letteralmente ribollente in questa fase. Nei decenni successivi questo processo poi si completò e i moti degli anni 20, i primi fallimentari, con risultati molto provvisori che culminarono in un fallimento, evolvettero successivamente ed evolvono in quelli che sono i moti degli anni 30, con alcuni successi in più. E i moti degli anni 40, c'è cioè in particolare le rivoluzioni del 48, che rappresentano un banco di prova per processi politici di più lungo periodo, in particolare per quello che riguarda la Germania e l'Italia. In ambito italiano, il 48 ha una connotazione particolarissima, che peraltro è anticipata dal biennio delle riforme cosiddetto, quello fra il 1846 e il 1848. Nel contesto di un'area molto arretrata, quella italiana, il Regno, lo Stato che determinò lo scoppio della maggiore conflittualità politica e sociale fu forse paradossalmente lo Stato Pontificio, allorché il successore di Papa Gregorio XVI, cioè Papa Pio IX, avviò una politica in senso liberale che fu ben presto seguita dagli altri Stati italiani. Pio IX non aveva affatto simpatie liberali, tuttavia la sua politica di graduali concessioni all'interno della realtà dello Stato Pontificio rappresentò un pretesto, un modello anche per i movimenti riformisti e per il 48, per i movimenti insurrezionalisti in particolare, che scoppiarono nel 48, quindi di lì a poco, in altre realtà italiane. Queste riforme graduali di Pio IX, che chiudevano un papato conservatore, quello del suo predecessore, per aprirne uno che in realtà si rivelerà ancora più conservatore, come vedremo, furono la concessione di una limitata libertà di espressione di stampa, l'apertura della consulta di Stato ai laici in particolare, un allentamento in generale della politica strettamente repressiva che caratterizzava anche lo Stato Pontificio. Abbiamo citato due fra i provvedimenti più importanti. Questo allargamento, questo miglioramento in senso liberale fu vissuto come un modello anche da altri stati e regni della penisola italiana, da altri antichi stati italiani, come li abbiamo definiti. La rivolta, il 48 italiano, partì anche qui forse da dove meno ce lo aspetteremmo, cioè dal Regno di Napoli. Nel Regno di Napoli, il re Ferdinando II, prendendo atto dei moti scoppiati a Palermo il 12 gennaio del 1848, si affrettò a concedere una costituzione che fece poi da modello per importantissime costituzioni concesse in altri stati italiani di lì a poco, fino alla primavera. In particolare penso alla costituzione concessa da Leopoldo II in Toscana e penso soprattutto alla matrice di quella che poi sarà la Costituzione italiana, cioè lo Statuto Albertino concesso da Carlo Alberto, per l'appunto, da cui il nome, il 4 marzo del 1848, che fu il primo esempio di quelle, il nucleo di quella che sarà poi la Costituzione cosiddetta rigida, perché difficilissima da cambiare per vie istituzionali, che sarà poi la Costituzione italiana, di cui è di fatto l'antenato. Quindi in Italia cosa accade? Biennio delle riforme, ruolo di leadership detenuto suo malgrado da Papa Pio IX, che attraverso questo operato di riforma dà il là al movimento del 48 alle rivendicazioni italiane, che partono dal Regno di Napoli, dall'operato quindi anche del re Ferdinando II, dal processo di autonomia
richiesta e ottenuta dalla Sicilia, dalle concessioni che a partire dal regno dai moti napoletani, dal 48 napoletano, vengono via via andando da sud verso nord, concesse da altri stati italiani, come per esempio dalla Toscana, come abbiamo visto, e dal Piemonte Sabaudo. Anche in questo caso si tratta solo dell'avvio di un meccanismo che, come vedremo, sarà in Italia particolarmente complesso. Siamo molto lontani cronologicamente dall'unificazione politica che avverrà il 17 marzo del 1861, con la proclamazione ufficiale parlamentare del Regno d'Italia.